oltre 3 terabyte di dati sensibili su 200.000 società offshore. Per chi non è avvezzo a termini tecnologici la cosa non farà impressione, in realtà si tratta di 11 milioni e mezzo di file segreti che rappresentano la più grande fuga di notizia nella storia della finanza. Li hanno chiamati Panama Papers e documentano quasi 40 anni di società offshore, quelle società a volte create in paradisi fiscali per evadere il fisco. Tutto è partito dallo studio legale Mossack Fonseca con base a Panama City, centro di uno dei più efficienti e impenetrabili paradisi fiscali al mondo. L'inchiesta è durata oltre un anno e verte su centinaia di migliaia di società, fondazioni e trust, veri o di comodo, con sedi in 21 paesi al mondo. Fra coinvolti personaggi del calibro del presidente Vladimir Putin, ma anche il calciatore Lionel Messi, da tempo peraltro nel mirino del fisco spagnolo, l'attore Jackie Chan e gli italiani Luca Cordero di Montezemolo e Marcello Dell'Utri, ex senatore di Forza Italia, che sta scontando 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Tutti avrebbero utilizzato illegalmente i servigi dello studio Fonseca per nascondere capitali in società di comodo all'estero.